Colleghiamoci con la nostra esperta di gossip direttamente dal settimanale. Oggi con la sua rubrica La dolce vita. Buongiorno Marianna Aprile. Buongiorno a voi. Beata te. Via San Camillo. Beata te che segui Belen giorno e notte. Ma Beata, no, ma che Beata, noi siamo sopravvissuti a due drammatici incidenti questa settimana. Senti, ma non due. È che eravate voi che ne avete tamponati? Siamo convalescenti. Anche voi? Ma come due? Qual è il secondo? Tutti, perché Belen c'ha il titolo medio è dramma sfiorato, tragedia sfiorata, rischia la vita con il suo nuovo amore, come fosse eroico cadere da una moto, e invece l'altra è la Marcuzzi, perché? È deragliata. Ah, era deragliata sul treno di Freccia Rossa a Roma, ha twittato secondo per secondo tutta l'ansia, la paura. E si vede che si era fatta male. Si è fatta male? Neanche, no. Si è rotta un'unghia? No, ma mi chiedo cosa abbia fatto ad Emma. Perché a questo punto sapete che lo sport nazionale è sostenere che Emma l'abbia tirata a Belen. Quello ci vuole poco a capirlo, insomma, gliel'ha menata talmente tanto che... Una spiga marrone, sì, perché la moto era di Emma, la moto con cui si sono spalmati sulla tifosina. No, ma veramente? Era intestata ad Emma e capisci che... Capisci che lei è andata in garage prima di partire, ma non ha messo il freno. È sospetta la cosa, perché la ragazza è sanguigna e vendicativa. Gliel'ha sabotata. No, sabotata no, ma guarda, a certe donne basta pensare molto intensamente. Lo so, dico, guarda. Così anche per il vostro interesse personale, pensateci, siate sempre amici di Emma, nel dubbio. Emma, ti vogliamo bene, anzi passeremo tutti i tuoi pezzi. Ti amiamo Emma, tanto io mi sono già sfasciato in moto l'anno scorso, quindi me l'hanno già tirata. Ma tu hai incontrato Emma da qualche paese, qualcosa, chieditelo. Prendevamo in giro Emma. Marianna, tu da donna, no? Cioè, come la vedi questa storia? Ma come la vedo? Io non la vorrei vedere, già sono stufa di vederli in giro, sbasucchianti. Ma poi vogliamo parlare del fatto che qui l'ex fidanzato di Belen, il nostro irrinunciabile Fabrizio, sta sublimando, diciamo così, la sofferenza per l'abbandono lavorando sul caso. Quindi lui sta trattando questo caso mediatico e di gossip come se fosse una cosa che non lo riguarda, e quindi foto, inseguimenti, paparazzi dietro Belen, cioè sostanzialmente ci sta guadagnando sopra, che lo trovo una nemesi meravigliosa, cioè non so. Ma quanti di noi si riuscirebbero a guadagnare dei soldi sul fatto di essere abbandonati dalla fidanzata? Lui ce la fa, lui riesce a fare tutto, ma non è che ha architettato tutto lui, dai, di la verità. Ah, guarda, noi abbiamo sul numero in edicola questa settimana un articolo, che poi tra l'altro è l'articolo di copertina proprio su Belen, in cui riportiamo tutta una serie di dietrologie su questa storia. Ce n'è una che vuole che sia addirittura un'idea della De Filippi, perché siccome il casino è scoppiato subito dopo la prima sonora sconfitta a livello di share degli amici, guarda caso tre giorni dopo scoppia un casino per cui Amici adesso fa ascolti da finale di Sanremo. È vero. C'è gente che dice no, è lei che, siccome la regina del male della televisione eccetera, ha convinto tutti a inscenare sta roba. E secondo me è veramente così, penso anch'io. Tipo che li ha tamponati era il cugino della De Filippi. Io inviterei chiunque a riflettere su una cosa, ma non è che li sopravvalutiamo un attimo tutti quanti questi qua? No, ho paura di no, siamo in Italia, mi sa che ci prendiamo. Ma secondo me no, sono molto meno di come ce li immaginiamo, ma va bene. Noi invitiamo tutti gli accupipini a seguirti anche nel prossimo numero di oggi. Va bene. La rubrica Dolce Vita. Ti aspetto. Un bacione, ciao Marianna. Ciao, ciao, grazie a voi, ciao. N2O. Un mondo allo stato puro.